Buongiorno a tutti ragazzi, vigilia di Juventus Spezia. E citando Allegri non in questa conferenza, anche se qualcosa di simile ha detto, domani è una partita non da giocare, da vincere. E spero che qua si possa essere tutti d'accordo perché i tre punti di domani sono essenziali. Non vincere in casa contro Spezia prima di andare a Firenze, prima di andare a Parigi e con la situazione in classifica già un po' così, sarebbe soltanto che dannoso. Ragazzi, io vi invito a scaricare Numero 10, trovate il link per il download qui sotto nella descrizione di questo stesso video. Se volete cercare di vincere anche una maglietta della vostra squadra del cuore, dato che ci saranno dei sorteggi, e per ricordarvi che il post partita di Juventus Spezia non uscirà sul mio canale YouTube domani sera, bensì proprio sull'app di Numero 10, quindi sul canale uscirà un altro contenuto, ne parleremo poi domani dopo la partita, ma il post partita originale non uscirà qui. Scaricate Numero 10 dal link qui sotto in descrizione, perché poi sennò domani mi venite a dire: ma dove si vede il post partita? Non qui, su Numero 10. Ok, allora, novità di mercato. Allegri qualcosa già spoilerato, qualcosa ha spoilerato anche l'allenatore del PSG Galtier. Quindi, prima di tutto, novità di mercato. Tre. Sostanzialmente una ce l'ha rivelata Allegri, l'anticipo, poi la leggeremo all'interno della conferenza e andremo a commentare. Monza, Rovella. Anzi, Rovella è già partito direzione Monza, andrà a giocare lì in prestito secco. Fagioli molto probabilmente rimarrà la Juve. Confermato da Allegri, poi non significa che rimarrà, però questa sembra l'intenzione. Qua io sono veramente sorpreso perché ero convinto potesse essere un giocatore in uscita. Per finire, invece, ragazzi, Galtier ha detto Paredes non sarà convocato perché ha trovato un accordo con la Juventus e quindi anche a livello psicologico è concentrato su una nuova avventura. E attenzione che Paredes potrebbe essere l'ultimo colpo per concludere il mercato della Juventus in entrata, tra l'altro ultimo colpo, direzione Parigi, che viene da Parigi, dove noi andremo invece a giocare tra qualche giorno. Allegri dice: non ho ancora deciso la formazione, ci saranno rientri importanti come quelli di Di Maria e di Fagioli, più che altro Di Maria a livello di disponibilità. Abbiamo regalato 4 punti per strada, domani dobbiamo assolutamente recuperare. Allora, Fagioli probabilmente aveva davvero avuto un affaticamento, un infortunio muscolare, ero convinto fosse semplicemente qualcosa legato al mercato, ma a quanto pare Fagioli convocato e Allegri che dice che Fagioli rimarrà, beh, sembra proprio che Fagioli abbia avuto qualche problemino, e allora a questo punto spero che possa giocare. Poi il fatto che sia entrato Rovella per tutte le partite e non Fagioli, e che Rovella sia andato via e che Fagioli rimarrà, qua qualche domanda me la fa venire in mente, perché se no non si spiega. L'unica risposta plausibile che mi do è legata alle liste, quindi Fagioli essendo CDP non va ad occupare uno slot, ne abbiamo parlato nel video di ieri e potete andare a vedere semplicemente quello di cui abbiamo parlato, c'è proprio la grafica con la lista Champions e Rovella-Paredes era abbastanza prevedibile. Allegri sottolinea anche il fatto che siano stati, ha proprio detto, abbiamo regalato 4 punti per strada, domani dobbiamo assolutamente recuperare, e ripeto, mi fa piacere quando Allegri mi torna fuori a parlarmi di punti persi, bisogna recuperare perché ci sono degli obiettivi, e invece che semplicemente dire sono soddisfatto perché non abbiamo preso gol, sono soddisfatto perché... no, punti sono stati persi per strada, bisogna recuperare. Allegri dice: devo valutare se Milik partirà dall'inizio con Vlahovic o se portarlo in panchina, quindi vedremo se ci sarà un attacco a due oppure no. Potrebbe essere anche confermata, chissà, la formazione titolare dell'ultima partita? Potrebbe essere, non lo so. I giovani sono calciatori, dice Allegri, qua inizia un discorso sui giovani. Sono giovani soltanto per questione anagrafica. Merita ha giocato Juve-Roma. Chi è bravo gioca, lo faccio giocare. Da quando ho iniziato a fare questo mestiere ho fatto giocare diversi ragazzi che giocano ancora in Serie A. Non è che il giovane deve giocare, se sono bravi giocano, ci sono tante componenti. La cosa più importante è vincere le partite, è l'unica cosa su cui non si può ragionare, bisogna vincere. Sulle sta lavorando bene, ma in questo momento sto facendo altre scelte. L'allenatore deve fare delle scelte in base alla partita, a prescindere dal giocatore di 18 o di 35 anni. Miretti sta facendo bene. Allora, non vorrei che passasse il messaggio che con i giovani non si vince, perché non so se era questo il messaggio che voleva passare Allegri, ma a un certo punto della sua risposta mi è sembrato di capire questa cosa qui. Come non è nemmeno detto che con i vecchi o con gli adulti o con i ventottenni si possa vincere. Sappiamo tutti come la pensa Allegri. Io farò per sempre la mia crociata su questa cosa, perché dire semplicemente Allegri contro i giovani è una bugia. Non è una bugia
Allegri ci tende a ribadire che comunque qualche giocatore ha fatto esordire in Serie A. Io ho fatto un video in passato in cui nei commenti vi ho elencato tutti i calciatori che con Conte, Allegri, Sarri e Pirlo sono stati fatti esordire con la maglia della Juventus e quelli a cui è stata data continuità. Quindi andatevi a recuperare quel video, eventualmente non sto a ripetere ancora questa questione. E Allegri giustamente dice: se sono bravi giocano, non mi interessa l'età. Però ribadisco, dal discorso che ha fatto, non vorrei mai che passasse il messaggio che se giocano i giovani ci sono meno probabilità o possibilità di vincere, perché il calcio moderno ci dice che questo non è assolutamente vero. E quindi spero davvero di vedere Miretti titolare anche domani, perché credo che sia stato uno dei migliori in campo nella partita con la Roma. E chi se ne frega che sia un 2003 di 19 anni. Pogba non è disponibile, dalla settimana prossima potrebbe iniziare a correre. Poi vedremo come si evolverà, sperando di averlo il prima possibile. È un giocatore molto importante per noi. Poi dice, dato che qua gli era stata fatta la domanda su Galtier della conferenza stampa, dice: Paredes è del PSG, io ho appena finito l'allenamento e sono arrivato a parlare con voi. Tradotto, non ho idea di cosa abbia detto Galtier, magari Allegri dice: oh, mi sta facendo la trappola, che non ho idea di come. Ci sta, è giusto che abbia risposto così. Dice: Gatti si sta allenando bene, Bonucci con la Fiorentina sarà disponibile, domani vedrò se far giocare Gatti oppure no. E anche qui è un po' il discorso, no? Se sono giovani e sono forti li faccio giocare. E Miretti ha giocato, Rovella è sempre entrato, Fagioli e Gatti, che sono, dire che Gatti è giovane è un 98, però sicuramente uno dei volti nuovi, un novizio per la Serie A. Forse per Allegri sia Fagioli che Gatti in questo momento non sono pronti, poi magari saranno titolari domani con lo Spezia, non ne ho idea, però vediamo che cosa succede. Allegri dice: abbiamo giocato soltanto 4 partite, 3 in realtà, non c'è bisogno di riposo, metterò la miglior formazione per affrontare lo Spezia. È quello che vi dicevo, magari verrà confermata la stessa formazione che aveva fatto bene con la Roma, chissà. Domani è una partita difficile, perché con la Roma non abbiamo portato a casa il risultato ed è facile andare a fare una certa partita con la Roma dopo aver giocato molto male con la Sampdoria. Inoltre la partita con la Roma si prepara da sola, domani no. La partita va subito aggredita, i 3 punti vanno portati a casa. Questo subito aggredita di Allegri mi fa ben sperare, anche perché non lo ripeterà per una volta sola, bensì per 2. E quindi speriamo che ci sia veramente l'impronta aggressiva che abbiamo visto nel primo tempo con la Roma, piuttosto che una Juve attendeista come con la Samp, dove ha fatto non solo un primo tempo bruttissimo, ma anche un secondo tempo brutto, non bruttissimo come il primo, ma brutto. Danilo ha fatto una buona partita, difensivamente poi abbiamo fatto alcuni errori di posizionamento e di lettura. Sono comunque contento della prestazione dei 2 centrali, Danilo può giocare ovunque in difesa ed è molto importante, ha detto terzino sinistro, terzino destro, difensore centrale. Non ha parlato di centrocampo, spero che l'idea sia stata bocciata, anche perché in questo momento a centrocampo c'è abbondanza. Gli infortunati lavorano sempre separati dalla squadra, io Pogba non l'ho visto, e questa è una risposta in riferimento al discorso della Macumba di cui abbiamo parlato nel video di ieri, gli hanno chiesto, Allegri dice: oh, io non so niente, Pogba non l'ho visto. Poi dice: la competitività all'interno del gruppo squadra è sempre importante, inoltre con una partita ogni 3 giorni e con i 5 cambi praticamente giochi in 15, in campionato non è che bisogna avere dei picchi, bisogna viaggiare a velocità di crociera. Domani i 3 punti sono importanti, dovremmo aggredire la partita in tutti i sensi. Serve dare continuità alla striscia positiva dei risultati. Allora, qua c'è da parlare un pochino, perché io da sempre concordo con quello che ha detto Allegri. In campionato non c'è da fare la partita super perfetta e poi fare schifissimo. Ed è per quello che mi dà fastidio vedere che la stessa squadra, a differenza di 5 giorni, mi fa Juventus-Roma e Sampdoria-Juve. Mi dà fastidio. Velocità di crociera. E allora bisogna veramente dare continuità di prestazione e di rendimento, cosa che l'anno scorso non c'è stata, l'anno prima non c'è stata, quest'anno per come abbiamo iniziato non c'è stata, perché è vero che bisogna dare continuità, però la continuità fino adesso non l'abbiamo avuta, perché abbiamo vinto pareggiato, quindi bisogna vincere e andare a Firenze e vincere per dare continuità. Poi capisco che il risultato di pareggio non sia considerato negativo come la sconfitta, ci mancherebbe altro, è un punto, ma i 3 sono sempre decisamente meglio. E Allegri ancora una volta dice: bisogna aggredire la partita in tutti i sensi. E quindi davvero mi auguro di vedere una Juventus che inizia a giocare sull'intensità come Juventus-Roma, perché noi siamo questo tipo di squadra, ve lo ripeto, ve l'ho detto l'altro giorno nel pagelle, ho estrapolato una breve clip che ho pubblicato sui social, su Instagram, su TikTok, su Twitter, spero che siate d'accordo con quello che vi ho detto. Questa squadra non può avere dei momenti in cui si spegne, non lo può fare, se no ci spegniamo proprio, non siamo più quelle le Juve del passato.
McKennie è stato fermo tanto, aveva lavorato soltanto 3 giorni e ha fatto quello che poteva fare. Per ora sta crescendo di condizione. Io ve l'ho detto, in questo momento ragazzi McKennie mi sembra tremendamente indietro e Allegri credo che con questa frase ce l'abbia confermato. Ha detto avevo necessità di McKennie, l'ho messo in campo nonostante la poca condizione atletica. Ora sta crescendo e speriamo che stia crescendo davvero. Non commento le parole del procuratore di Fagioli. Ora con i social tutti possono parlare e giustamente ora fa parte del mondo del calcio. Io di Fagioli sono contento. Questa è particolare come risposta per un motivo. Allora, intanto il procuratore di Fagioli d'amico, a quanto riportano i giornalisti, non ho sentito le parole quindi mi attengo, avrebbe detto che nel calcio di oggi è molto più facile lasciar partire un giovane piuttosto che un calciatore che guadagna 5 o 6 milioni di euro all'anno. Tradotto, è molto più facile lasciare partire Fagioli piuttosto che Arthur. Credo che questa sia stata la lettura, ora più, dato che si sta parlando di giocatori all'interno della Juventus che potevano essere in uscita o che tuttora come Arthur sono in uscita, ma guadagnano una cifra molto alta. Ed Amico dice, i giovani sono loro a rimetterci perché non riuscendo a muovere quegli altri non c'è la possibilità di giocare con i giovani. Io concordo questa cosa, ma è difficile dire che questa cosa non è vera, è verissima. Lo sappiamo che ci sono da tanti anni dei giocatori che bloccano i mercati, ma non nella Juventus, in generale, in tutte le squadre, perché ogni squadra ha un tetto ingaggi, un monte ingaggi, e sai che quel giocatore al massimo può prendere così in quella determinata società. E se poi non si muove mi blocca tutto il mercato perché non posso dare altri soldi perché sono già stati stanziati su di lui che oggi non mi serve. Quindi è vero, è verissimo. E infatti poi mi ha fatto strano sentire la risposta successiva di Allegri, perché dice appunto Rovella è in uscita, sta andando al Monza, è già in viaggio, farlo star qui ed interrompere il percorso di giocare in continuità sarebbe stato dannoso e quindi insieme alla società abbiamo deciso di darlo in prestito. Che ci sta, perché, e ve lo dice uno che Rovella l'avrebbe tenuto e lo sapete bene come la penso, io non sono entusiasta dell'arrivo di Paredes, io avrei tranquillamente provato a tenere Rovella all'interno della rosa, dato che comunque anche Allegri l'aveva sempre messo dentro e quindi qualcosa vorrà pur dire. Anche Allegri stesso ha detto, io di Rovella sono sempre stato contento, è un prestito secco, sperando che l'anno prossimo possa tornare e rimanere alla Juventus, non dico essere titolare, però iniziare a essere un giocatore che si inserisce nelle rotazioni, perché se no non ne veniamo più fuori a questo discorso. Arrivato Paredes, esattamente come per Milik faccio lo stesso discorso, o sta arrivando Paredes, arriverà, non lo so, salgo ufficialmente sul carro di Paredes. Quando un calciatore arriva alla Juventus, io la mia idea la metto da parte e sostengo il calciatore. E questo farò, perché non ha senso andare contro un calciatore che arriva alla Juve perché a me non piace. È proprio una roba che secondo me è senza logica. Sono sul carro di Milik, sono sul carro di Paredes, avrei preso questi due calciatori? No. Ma nel momento che arrivano alla Juventus, tifo per loro perché gioca nella Juventus. Però poi il discorso di Rovella, logico, allora sai qui non c'è posto, bisogna far giocare continuità, se no è dannoso. Allegri dice Fagioli è della Juventus e probabilmente rimarrà alla Juventus. Significa che Fagioli giocherà con continuità? Perché a quanto pare no. E attenzione che se entra Paredes ed esce Rovella, e stiamo comunque parlando di un gran numero di centrocampisti nella Juve, poi magari Arthur sarà messo fuori rosa, allora stiamo parlando di 7-8 centrocampisti, dovrei far bene i conti un attimo. E Fagioli sarà l'ultimo probabilmente dell'elenco, perché fino adesso 0 minuti disputati, e sappiamo bene che ci sono delle gerarchie, Allegri richiama categoria, e giocherà Fagioli, cioè perché per Rovella è dannoso interrompere il processo di giocare con continuità e Fagioli rimane alla Juve? Quindi o gioca con continuità anche Fagioli o è dannoso per lo stesso Fagioli, cioè è logica, è agganciarsi allo stesso discorso che è stato utilizzato per un calciatore che magari non funziona per l'altro. Quindi sono molto curioso di vedere la gestione di Fagioli di quest'anno, dato che c'è pure Miretti che in questo momento sembra essere nettamente avanti nelle gerarchie su tutti i giocatori che possiamo considerare giovani o giovani per esperienza, quindi inesperti. Vediamo che cosa succede. Allegri comunque conclude la conferenza stampa così come l'aveva iniziata, dicendo Di Maria è convocato e disponibile, ma probabilmente non partirà dal primo minuto. E quindi ragazzi ci sono diverse cose sulle quali ragionare. Io vi invito a lasciare un commento qui sotto nella sezione, sempre con un certo tipo di approccio. Sapete come la penso sul mio canale. Tutti hanno diritto a esprimere la loro opinione, può essere diversa dalla mia, non mi interessa. L'importante è che alla base ci sia sempre il rispetto. Vi ricordo di scaricare Numero DS perché domani
il post partita non sarà qui e quindi non saprete dove andarlo a prendere e niente, fatemi sapere che cosa succede, anche perché il mercato sta finendo e Paredes a quanto pare sta arrivando, fatto una sorta di rima.